Se anche a voi è capitato qualche volta di uscire dalla vostra autovettura e di domandarmi ma l'ho chiusa a chiave o no, questo è il video che fa per voi. Ricordate quell'applicazione potentissima con la quale vi ho spiegato come fare a non perdere mai le vostre cuffie Bluetooth una volta disconnesse? Bene, lo so che ve lo ricordate e se non ve lo ricordate andatelo a vedere. Utilizzeremo la stessa potentissima app, è un'app gratis Android, che però questa volta vi farà comparire una notifica, un avviso nel vostro smartphone qualora doveste uscire dalla macchina con la quale avete effettuato una connessione Bluetooth smartphone auto e vi farà proprio vedere una notifica ricordandovi di chiudere la vostra auto a chiave. È una cosa comodissima soprattutto per chi come me dimentica sempre tutto ed è una cosa estremamente semplice da fare con questa applicazione che studieremo in diversi video perché può fare veramente tantissime cose. Io sono Dario Caliendo, benvenuti in un nuovo video di Tech Fan Page. L'applicazione che andiamo ad utilizzare per effettuare questa operazione si chiama MacroDroid, è disponibile gratuitamente nel Play Store ed è veramente una potenza. Una volta scaricata e installata l'applicazione dovrete concederle tutti i permessi necessari perché funzioni al pieno delle sue potenzialità e una volta avviata vi troverete davanti ad un'interfaccia grafica molto semplice, dobbiamo scegliere la voce aggiungi macro. Il primo passaggio nella sezione eventi è quello di selezionare la voce evento Bluetooth. Selezionando proprio questa voce si potrà scegliere tra diverse possibilità, dobbiamo scegliere dispositivo disconnesso. Selezionando ok si aprirà quindi una lista nella quale possiamo scegliere il dispositivo che vogliamo abbia questa interazione con il nostro smartphone. Nello specifico utilizzeremo proprio il dispositivo che è relativo alla nostra autovettura. A questo punto dobbiamo andare nella sezione azioni, che è la sezione centrale nel menu in alto, e dobbiamo scorrere l'elenco finché non troviamo la voce notifica display. Si aprirà quindi una nuova finestra nella quale dobbiamo fare diverse cose. Nella prima riga dobbiamo scrivere un nome che può essere anche fittizio che vogliamo dare a questa macro. Nella seconda riga dobbiamo scrivere il testo che vogliamo venga visualizzato nella notifica qualora dovesse avvenire l'interazione Bluetooth che abbiamo scelto. Nella sezione priorità notifica dobbiamo scegliere la priorità massima e infine dobbiamo attivare la spunta nell'ultima voce disponibile proprio in basso a tutto. A questo punto selezionando proprio l'icona di conferma la macro verrà salvata. A questo punto vi ricordo che è una cosa possibile solo se nella vostra auto avete un dispositivo Bluetooth tipo un vivavoce oppure un Bluetooth stereo che connettete con costanza al vostro dispositivo. Ebbene, qualora avete questa cosa, quando uscirete dalla macchina la spegnerete, quindi il dispositivo Bluetooth si disconnetterà, il vostro smartphone vi ricorderà: testina, chiudi la macchina a chiave. È una cosa comodissima. Io sono Dario Caliendo, l'appuntamento al prossimo video di Tech Fan Page.